Sapete cosa va molto di moda mangiare in questo periodo? Niente, perché è di gran tendenza il digiuno. Ma come? Quello che ti fa morire di fame un giorno dopo l'altro finché sparisci del tutto? No, parlo di quello che alterna l'assunzione di cibo a momenti di riposo del metabolismo, il digiuno a intermittenza. È uno dei programmi nutrizionali più in voga e più in circolazione. La cosa interessante è che a differenza della dieta che ti dice cosa mangiare e cosa non mangiare, il digiuno a intermittenza ti dice quando mangiare e quando non mangiare. In pratica si limitano le ore in cui mangiare all'interno della giornata o durante la settimana. Tutti parlano dei benefici per la salute, aiuta a introdurre meno calorie, fa dimagrire, alleggerisce il sistema cardiocircolatorio, regola i livelli di zucchero nel sangue, migliora la pelle. E io sono d'accordo. E ora i miei tre consigli per il digiuno. Primo, non fare mai digiuno secco ma umido, cioè durante il digiuno bisogna bere molti liquidi, più del solito. I più indicati sono acqua naturale, tisane leggere, brodo vegetale, acqua e limone, estratti di verdure verdi. Secondo, il momento più delicato non è quando si smette di mangiare, ma quando si riprende. Bisogna riprendere gradualmente, magari con una vellutata di verdure, qualche cereale integrale, un po' di legumi. Terzo, dopo il digiuno consiglio di non ricominciare a mangiare partendo dalla frutta. Contiene molti zuccheri e molti acidi della frutta e per questo non è l'alimento ideale. Ho parlato a lungo del digiuno anche nei miei libri di naturopatia e alimentazione naturopatica. Il digiuno non fa per tutti, serve quando ci sentiamo intossicati, gonfi, stanchi, con poca concentrazione. Se il nostro sistema è sovraccarico, va bene procurargli una pausa e alleggerirlo, altrimenti continuiamo con la nostra alimentazione equilibrata ogni giorno. Non seguire la moda, segui chi ha esperienza. Se ami anche tu la salute naturale, metti un bel mi piace e condividi questo video trendy e sano naturalmente. Ciao! Perché è grandi moda?